del più grande sistema attrezzato sanitario, arrivano le ambulanze, lo vogliono ricoverare in ospedale, perché conosce bene la finalità sanitaria nell'eliminazione dei nemici politici nel periodo dei paesi dell'est, chiede di poter fare una telefonata, chiama Moro, allora Presidente del Consiglio, Moro gli manda un aereo di Stato per riportarlo in Italia. Questa cosa la sapevano solo Berlinguer, la moglie che era con lui in viaggio, e Moro. E l'abbiamo saputa alla prima commissione Moro, quando la moglie di Berlinguer l'ha raccontato. E avviano un percorso, che non era un percorso, capiamoci bene, non era un percorso, noi l'abbiamo chiamato compromesso storico. Non ci aveva in testa nessuno dei due di fare compromesso storico. Loro ci avevano in testa di fare una collaborazione tra i due più grandi partiti popolari e di massa negli anni 70, per riuscire ad allargare in 5 anni di governo insieme la base del consenso democratico del paese, facendo sì che 2/3 degli italiani, cioè più del 70% degli italiani, condividessero dei valori. Oggi, se uno va in un talk show e si mette a parlare di valori, entra dei signori vestiti di bianco e lo ricoverano, perché oggi si pensa che la politica debba essere una qualcosa che non c'è niente a che vedere né con i valori né con le cose in cui crede.